Arriva l'estate sulla montagna pistoiese, torna protagonista il basket, ma non solo, un fitto programma con tante attività per bambini e ragazzi. Tutto questo da metà giugno alla fine del mese di luglio. Progetto promosso dalla società BGT Basket Company e Giacomo Jack Galanda in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato, consorzio turistico APM e città di Pistoia, insieme alla Giorgio Tesi Junior e comuni di Pistoia, Betone Cutigliano, San Marcello e Piteglio. Dal 20 giugno partono i Jack Galanda Camp, che mantengono il fulcro delle attività sul territorio della montagna pistoiese, anche se ci sarà qualche trasferta nel Trentino e a Marina di Grosseto. I giovani cestisti avranno il piacere di dedicarsi alla loro passione immersi in una location verde e sarà anche richiamo per il movimento della pallacanestro che sta continuando a crescere. L'anno scorso purtroppo abbiamo avuto una pausa per i camp residenziali, però abbiamo continuato con la formula dei camp e quest'anno la riproponiamo sotto forma della City Camp, ovvero uno spin-off del Jacaranda Camp. La cosa veramente grande è l'idea di ripartire con la socializzazione per questi ragazzi e per l'allenamento estivo che gli possa dare la maniera anche di recuperare un po' quello che hanno perso in questi periodi. È un'iniziativa della quale mi sento veramente fiero, anche per la partnership con tutta la montagna pistoiese e in particolare da quest'anno anche con Dinamo Camp, con Dinamo Sport, perché comunque è un qualcosa che noi facciamo, giochiamo per sostenere anche un'iniziativa così importante. Sentirci ambasciatori di questo è veramente ci riempie di gioia. Quindi è ad inaugurare la stagione dal 14 al 18 giugno la prima edizione della City Camp, il camp del capitano del Pistoia Basket Gianluca Della Rosa, che coinvolgerà i più piccoli negli spazi di Montoliveto a Pistoia. E grazie a Jack abbiamo deciso di intraprendere questa strada con il appunto della camp, che è una sorta di camp per i ragazzi che hanno voglia di fare sport, divertirsi, stare all'aria aperta, e per me è un onore e non vedo l'ora di iniziare. Non ci sarà solo il basket fra le novità del Camp 2021, anche una settimana dedicata al calcio e alla pallavolo con lo scopo di coinvolgere sempre più giovani sportivi sul territorio. Da anni oramai Jack Galanda organizza i camp sulla montagna, per noi è una particolare soddisfazione in primis quest'anno, perché è un segno di ripartenza, è un segno che i ragazzi vogliono tornare in montagna, vogliono tornare nella natura. Quindi aspettiamo con particolare entusiasmo tutti i ragazzi, sperando che il tempo ci assista e che si possano divertire sui nostri territori.